Sì, Daniela, grazie per la presentazione. Buonasera e buonasera a tutti. Sono Gianluca Bianco, in qualità di medico internista, in questa fase di emergenza Covid, ho dato dei suggerimenti sui miei profili social inerenti a un eventuale stile di vita che può essere, anzi che è sano che venga assunto, perché in effetti non sappiamo quanto durerà il periodo di esposizione al virus, quanto ci accompagnerà e se ci sarà una eventuale ondata di ritorno anche con la prossima stagione invernale. Lo stile di vita deve essere basato su principi ovviamente medici e scientifici che sono emersi fin dall'inizio di questa pandemia. Ovvero sia che il virus è un virus la cui letalità è molto legata ad alcuni fattori di rischio. In particolare sappiamo che l'età avanzata, il diabete, l'obesità importante, patologie cardiovascolari, patologie oncologiche, patologie neurologiche. Tutte queste patologie, questi fattori di rischio sono accomunati da un denominatore comune, che è identificato nello stato infiammatorio, cronico persistente di questi, pazienti e in effetti è emerso subito dai primi lavori scientifici inerenti, le osservazioni della pandemia da Covid-19 come, le complicanze legate a questa infezione siano da rintracciare nella risposta del sistema neuroendocrino, soprattutto infiammatorio. Quindi è cruciale nell'andamento di questa patologia, di questa infezione, come il sistema immunitario risponde. L'infiammazione è legata ovviamente al sistema immunitario. Quello che si è osservato è che in effetti le complicanze sono legate ad un eccesso di risposta a quella che viene definita la tempesta di citochine, che sono queste molecole che vengono secrete durante un processo infiammatorio acuto per proteggerci, però se poi continuano ad essere secrete cronicamente o in misura eccessiva, diventano esse stesse dannose per l'organismo e conducono allo sviluppo di queste temibili complicanze legate al Covid-19. Quindi, alla luce di questi dati, diciamo, per me è stata anche un po' una provocazione, non è tanto importante come, è stato detto in modo molto diffuso, rinforzare il sistema immunitario quanto modularlo, quindi evitare, che ci sia questo stato di infiammazione cronica di base che poi può far precipitare la situazione, per cui non è tanto il virus in sé quanto la nostra risposta a questo stress, perché il virus, come tante altre cose, è comunque uno stress per il nostro organismo. E gli stessi consigli vengono normalmente dati in medicina preventiva perché, gli stessi fattori di rischio sono i fattori di rischio che conducono allo sviluppo di patologie degenerative legate all'invecchiamento. Quindi è una terapia anti-aging quella che preveda la modulazione della risposta infiammatoria. Sappiamo che l'invecchiamento e lo sviluppo di patologie degenerative legate all'età avanzata è comunque molto dipendente dalla metilazione, dalla glicazione, dall'esposizione a stress ossidativo, tutte condizioni che hanno comunque sempre in comune una infiammazione cronica persistente. Per cui lo stile di vita deve essere adattato nella funzione, in funzione della modulazione di questa risposta infiammatoria. Un'attività fisica, ognuno deve fare quello che, insomma, che più gli piace, non è tanto importante identificare una singola attività fisica che possa essere protettiva rispetto a un'altra. Quello che mi permetterei di suggerire è che sia un'attività fisica che comporti una modificazione continuativa della frequenza cardiaca, perché questo si è visto che attiva delle risposte di tipo antinfiammatorio. Parimenti l'alimentazione. Noi sappiamo che la scelta alimentare che facciamo quotidianamente ci può esporre a degli stress di tipo appunto biochimico alimentare nella direzione dell'infiammazione oppure,
degli alimenti che invece abbiano un potere antinfiammatorio. Ci sono delle tabelle specifiche, appunto una tabella che si chiama PAI, potere antinfiammatorio degli alimenti. Per fare un esempio, le uova hanno per esempio una grande capacità antinfiammatoria per quanto riguarda l'albume, viceversa il tuorlo invece ha un'alta concentrazione di acido arachidonico, che è uno degli acidi grassi più infiammatori, un omega 6 molto infiammatorio. Parimenti, a livello di alimentazione ma anche di supplementazione, è stato osservato come la vitamina D3 ha un importante effetto antinfiammatorio, e infatti poi è stata anche correlata un basso livello di vitamina D3 nel sangue con un'alta esposizione e rischio di sviluppare complicazioni, addirittura morte, da infezione da Covid-19. La medicina è andata avanti anche da un punto di vista tecnologico, quindi oggi abbiamo delle strumentazioni per misurare lo stato infiammatorio e la risposta neuroendocrina ai vari stress di tipo chimico, di tipo psicologico, di tipo infettivo, e quindi anche tramite analisi del sangue misurare lo stato ossidativo e lo stato infiammatorio del soggetto, per poi riuscire a dosare eventualmente delle supplementazioni di vitamina.